ringraziare la Fondazione Cives e il suo direttore Ciro Cacciola, perché dimostrano sempre una grandissima sensibilità. Sensibilità perché hanno la capacità di aprire alla cittadinanza questa struttura stupenda che è il Museo Archeologico Virtuale. Grazie al Museo Archeologico Virtuale noi riusciamo a sensibilizzare alla cultura e all'archeologia una fetta diffusa di pubblico, anche i più giovani che magari sono restii a visitare gli scavi. Attraverso il MAV magari si innamorano della nostra storia. Ma la cosa importante di questa struttura è che è aperta alla città. E noi sappiamo che in una città come Ercolano, dove la disoccupazione giovanile supera il 60%, dove c'è una larga fetta di disoccupazione e c'è ancora molta criminalità, aprire questa struttura alla città significa pagare un costo, pagare un costo. Sarebbe stato più facile per la Fondazione rimanere un'eccellenza per pochi intimi, e invece no. La Fondazione, come vedete, che questa piazza è aperta alla città, è aperta ai ragazzini, è aperta agli anziani, ci sono delle gratuità per i cittadini, c'è la possibilità per i residenti di Ercolano di visitare questa struttura.